taglia il traguardo tra gli applausi della sua città 10 anni dopo Ruggero Pertile, torna a vincere la maratona di Padova e mentre la folla gioisce e si commuove per una vittoria tanto attesa, c'è una bimba che mette la medaglia al collo del suo papà e un atleta che dedica il suo trionfo all'uomo più importante della sua vita, scomparso appena 3 giorni fa. Grande dedica a papà, lo sapete tutti ormai, ero dall'alto lì che mi seguiva, sentivo la sua forza in tutta la maratona. E oggi ho corso per lui perché mi ha sempre trascinato sin da piccolino a tutte le gare, mi portava e questa la dedico veramente a papà. 2 ore e 12 minuti per il maratoneta padovano che si sta preparando per le Olimpiadi di Rio, secondo un atleta del Burundi. Quasi 4.000 partecipanti in tutto nelle 2 gare competitive di 42 e 21 chilometri. Nella mezza maratona il sindaco di Padova Massimo Bitonci taglia il traguardo in 2 ore e 19 minuti. Tanta gente contenta anche lungo la strada, quindi direi una manifestazione riuscitissima in una Padova veramente meravigliosa e il clima ha anche aiutato. C'è chi arriva spingendo le carrozzine dei figli, chi bacia la terra, chi corre dopo aver vinto la gara più importante contro la malattia come le pazienti dello IOV. Una festa dello sport in Prato della Valle, culmine del nuovo percorso della maratona che ha toccato Rubano, Selvazzano, Teolo e Abano con qualche difficoltà legata al blocco del traffico. In città in 13.000 hanno preso parte alle stracittadine, tra i tanti anche Pietro Martire, l'atleta disabile escluso dalla maratona. Resta un po' l'amaro in bocca per questa situazione che spero che le due federazioni si mettano a tavolino e possano risolvere questo problema, che è far correre anche chi non fa, che non sia competitiva o meno, però la libertà di correre è venuta meno oggi. Sport e integrazione è il messaggio lanciato invece da un gruppo di profughi ospitato dalla Coop Orizzonti che per la prima volta si sono mischiati ai tanti amanti della corsa in città. Sono contento perché mi piace correre, sì, mi piace atletico, sì.